Grazie Giorgio per questa presentazione, grazie ai ragazzi del laboratorio per questo invito e grazie a voi per essere arrivati nonostante il rinvio della conferenza e il temporale. Quando Giorgio mi ha invitato pochi mesi fa per venire a parlare qui di questa esperienza, l'esperienza del blog, io ho accettato molto volentieri, perché ritengo che parlare oggi di artigianato, di quello che il Made in Italy sia molto molto importante, soprattutto se un giovane a farlo, perché molto spesso la sartoria viene vista come un mondo vecchio, polveroso, per persone anziane, e invece quello che è il mio interesse è proprio divulgare il verbo fatto a mano dell'artigianato, che è il nostro patrimonio. Adesso, normalmente nelle conferenze si suol dire c'è poco tempo e quindi per motivi di tempo si fa un sunto. So che invece abbiamo 3 ore, quindi so che abbiamo tutto il tempo, diciamo, per raccontarvi, spero di non annoiarvi. Quindi ho preparato delle slide, ma normalmente io preferisco, ecco, andare un po' più a braccio, mi farebbe piacere termine di questa del mio intervento, e se ci fossero, insomma, delle domande, mi farebbe piacere suscitare un po' di interesse e sarei contento, appunto, di soddisfare le vostre eventuali curiosità. Come inizia, diciamo, volendo partire un po' dagli albori, questa esperienza del blog? Sicuramente da una passione. Io sono napoletano, come si sentirà, e mi sono trasferito 8 anni fa a Milano. A Napoli, Napoli è un po' la patria della sartoria, e quindi diciamo che si è sempre un po' respirato, si respira tuttora, un po' meno adesso a causa della congiuntura economica e tutto quello che sappiamo, ma il bello, la poesia dell'artigianato, dei sarti, dei gentlemen che portavano, dei gentiluomini che portavano i vari figli diciamo il 18° anno, il compimento del 18° anno, a fare l'abito, che era il primo abito importante magari per il figlio. E quindi da questa mia prima passione mi sono ritrovato un giorno, per puro caso, da Nicoletta Caraceni, figlia di Ferdinando Caraceni, uno dei 5 famosi sarti appartenenti alla stirpe dei Caraceni, conosciuta in tutto il mondo. E ricordo, questo era il marzo dell'aprile del 2012, che di essere rimasto affascinatissimo da un muro di tessuti infinito, poteva essere lungo quanto questa parete, e con tessuti da terra fino al soffitto. E ricordo soprattutto l'assenza totale di rumore. Normalmente quando si entra in un'azienda si sentono i macchinari, no, che lavorano. Nelle sartorie non c'è rumore, perché gli aghi nel tessuto non fanno rumore, no? E la capacità di vedere l'abilità di questi artigiani di passare da un tessuto bidimensionale morto su un tavolo a un'opera tridimensionale unica ed esclusiva, che non credo abbia nulla da invidiare a una scultura, una pittura, insomma, è una forma d'arte. Io ho capito che dovevo parlarne, mi piace raccontare storie. E quindi così ho iniziato, semplicemente andando a raccontare le storie di questi artigiani su questo sito, in italiano e in inglese. Perché lo sottolineo? Perché se avessi parlato solo in italiano di sartoria sul web, avrei avuto una portata molto limitata, nel senso che avrei parlato solo agli italiani o chi parla italiano. L'importante, invece, io credo che uno dei punti di forza del blog sia stato aver raccontato storie inedite, storie di piccoli artigiani che non avevano magari grandi spazi sulla carta stampata, sull'editoria classica, perché non potevano effettuare, tranne pochi grandi nomi, non potevano effettuare grandi investimenti in pubblicità, e aver dato loro un exposure, una visibilità mondiale, nel senso del web, che poteva essere letto da chiunque. Quindi ho iniziato a visitare sartoria a Milano, a Firenze, a Roma, a Napoli, a Bitonto, in Puglia, sono stato a Palermo, insomma, e analizzavo
e più andavo avanti, più scoprivo un mondo unico, perché io non ne sapevo nulla quando ho iniziato, ero semplicemente un amatore, un interessato così esterno, e vedevo che questi santi, ragazzi, erano veramente gli ultimi depositari di una cultura che si sta perdendo, gli ultimi custodi di certi valori dell'eleganza, di certe regole classiche, del bello classico, di quello che dagli anni 30 ad oggi è sempre stato uguale, perché che non ha nulla a che fare con le nuove stagioni. E quindi andavo a Milano e scoprivo che la spalla la fanno in un certo modo, il giro manica lo fanno in un modo, l'imbottitura in un altro modo, andavo a Roma, andavo a Firenze e scoprivo che il fianchino lo faceva in un altro modo, l'asola, a Napoli la ripresa, la giacca svuotata. E quindi più andavo avanti, più mi sono reso conto di essere di una cosa paradossale. Cosa? Che ero l'unico italiano sul web, in forma blog ovviamente, quindi non è stata registrata, non nulla di, come dire, ufficiale, raccontava di artigianato in italiano e in inglese. E perché dico paradossale? Perché invece c'erano grandi, importanti, tuttora ci sono, siti francesi, inglesi, americani, spagnoli, di persone appunto che venivano in Italia da noi a visitare i nostri artigiani e a raccontare di loro sui loro siti, magari anche criticando, giusto che sia, insomma, e nessun italiano si era preso la briga di raccontare dei suoi connazionali, dei suoi artigiani, degli artigiani dei suoi connazionali. Ecco, io questo credo che sia emblematico un po' di una mentalità nostra di, come dire, di poco interesse, poca tutela, noi non preserviamo quello che è il nostro patrimonio, quelle che sono le nostre mani, il nostro made in Italy e degli artigiani, come dire, che hanno reso grande il settore del made in Italy. Se voi ci pensate, credo che qui ci sono delle persone, delle professoresse che ne sanno, sicuramente mi potranno confermare perché ne sanno molto più di me. La moda deriva dall'artigianato, poi si è allontanato tutto questo, questo fenomeno della moda, come dire, è diventato più un sogno esterno, si è allontanato. Se pensate ai San Laurent, pensate ai grandi Versace, derivavano tutti dalla sartoria. Oggi invece la moda è più diventata qualcosa di diverso, con la globalizzazione, vediamo, purtroppo abbiamo bisogno di report per scoprire che i grandi marchi che localizzano in Transnistria però sfruttano sempre l'aura del made in Italy per giustificare la cap molto poco etici. Detto questo cappello introduttivo, ecco, io poi ho preparato una breve distinzione preliminare, proprio perché non vuole essere scolastica assolutamente, perché credo che una delle ragioni d'essere del blog sia quella di fare informazione. Che cosa voglio dire con questo? Che credo che ci sia poca conoscenza da parte del consumatore del prodotto in generale, nel senso che ovviamente l'azienda ha tutto l'interesse, certe aziende, a non comunicare, a non fare chiarezza su che cosa sta vendendo. E magari l'artigiano non ha gli stessi investimenti, non ha le stesse capacità di investimento di un'azienda per comunicare il valore del proprio prodotto, che magari è un valore superiore, un valore. Allora, queste due slide semplicemente dicono in maniera molto sintetica qual è la differenza tra bespoke e su misura, made to measure, perché noi in italiano, che siamo una lingua così bella, così piena di vocaboli, purtroppo abbiamo un problema su termine su misura, perché noi usiamo su misura sia per il bespoke, che è quell'arte nata a Londra e appunto fenomeno, il sarto che prende le misure a corpo, crea un cartamodello e in base a quel cartamodello taglia il tessuto, e il made to measure, il su misura industriale, perché per noi molto spesso un abito su misura, noi chiamiamo su misura tutto, sia quello del sarto che quello su misura industriale, che addirittura alcuni, il capo pronto in taglia, adeguato semplicemente con la riparazione sartoriale. Allora io che cosa dico? Che nel bespoke c'è che prende le misure a corpo e crea, disegna materialmente un cartamodello in base al quale taglia il tessuto e che poi verrà assemblato
per poi fare la prima prova e creare l'abito. Nel make to measure invece, che è quello che fanno i vari Isaia, Antonini, Keaton, ma per dire dei nomi famosi, insomma, senza nulla togliere a questi grandi marchi, nel suo misure, nel appunto make to measure industriale, c'è un cartamodello prestabilito. Io non voglio ammorbarvi su con queste cose magari molto tecniche, però credo che sia importante, ecco, stabilire queste distinzioni preliminari, cioè di che cosa stiamo parlando, perché credo che appunto i sarti oggi non sappiano, a volte non hanno il tempo, perché l'artigiano vero lavora tutto il giorno con l'ago in mano e basta, non ha il tempo di comunicare, non sappiano, qui non hanno il tempo, non hanno appunto questa, la voglia spesso di comunicare il valore del proprio prodotto. Perché nel suo bisogno industriale c'è un cartamodello standard, ad esempio la 48, la 50, la 52. A me darebbero una 48 e me lo adeguerebbe, me lo adeguo. Quindi io il cartamodello standard lo adeguo in base al cliente. Quindi che cosa significa questo? Che l'abito non nasce dal cliente. Questa è la differenza principale, no? È un po' come un pronto in taglia, però adeguato, insomma. Quindi questa è la distinzione preliminare che ci tengono a fare, perché il workshop, io dobbiamo parlare un po' di tempo, quindi ci tenevo a dare un po' delle informazioni. Se avete, ripeto, se avete domande, sono contentissimo di soddisfare eventuali curiosità. Qui ho fatto un breve, come dire, una slide introduttiva di quello che fa il blog, che da quando è stato fondato, quindi marzo 2012, con qualche numero, qualora qualche pazzo dovesse interessare sapere quante interviste ho fatto e quante articoli ci sono stati. Ecco, quindi appunto parliamo un po', questo è quello che io faccio normalmente, quindi dare visibilità a degli artigiani. E io metto in questa slide, è abbastanza esplicativa, credo, perché parlo di tre aree, quindi il gentleman, tra virgolette, nel senso il cliente finale, privato, il sarto e il produttore di tessuto. Questi sono tre elementi ai quali si rivolge il blog. Quindi il cliente che si visita il Bispo News per scoprire nuove realtà, nuovi sarti. Io sono a Lecce, scopro un sarto che c'è a Lecce, quindi vado sul sito per scoprire questa nuova realtà. Il sarto che magari vuole dare visibilità alla propria attività, e quindi mi contatta perché io lo recensisca, perché per avere un articolo sul blog. Eppure il beneficio, che è praticamente un'identità molto importante nel sistema della sartoria, nel sistema moda, tra virgolette, perché sono i primi produttori, i designer behind the designer, come dice Vittorio Barberi Scanonico, cioè proprio coloro che disegnano i tessuti ancora prima che questi vengano magari scelti dai designer delle grandi dimensioni. Quindi questo è quello che faccio. Qui ho preparato una timeline. Insomma, sono due slide con degli episodi salienti diciamo dal 2013 ad oggi. Quindi il primo Pitti Uomo 2 anni e mezzo fa. Ecco, per esempio, vedrete settembre 2013 un editoriale in basso di Sport Magazine che io ho praticamente effettuato, è stato il mio primo editoriale, lasciamo stare che poi non sono le cause legali in corso con la rivista per problemi che non sto qui a raccontarvi, ma perché l'ho inserito, non perché voi mi diciate come sei bravo, perché dopo un anno e mezzo, diciamo, sì, settembre 2013 era un anno e mezzo, che andavo in giro per sartorie, avevo acquisito un know-how. Io ho studiato giurisprudenza, no? Mi sono laureato in giurisprudenza da poco, ma come avrete capito non mi interessava poi più di tanto l'argomento diritto e non ero appassionato, ecco, questa è la vera motivazione. Non avevo una passione vera per il diritto come ce l'ho invece per questo settore. Allora, durante gli anni di studio, io invece di magari studiare diritto europeo, diritto processuale penale, io passavo ore in sartoria. Questo know-how che ho acquisito l'ho venduto e tuttora lo vendo alle riviste, per gli editoriali. E quindi che cosa vuole essere questo? Come dire, una,
un consiglio, una cosa che per dirvi, seguite la vostra passione, perché poi se voi seguite questa passione e ci lavorate, poi dopo troverete sicuramente il mercato avrà bisogno di voi, nel senso che non voglio essere troppo generico, però nel senso se si trova una nicchia e ci si inserisce in questa nicchia, si diventa risorsa scarsa e necessariamente il mercato avrà bisogno di assorbire questa risorsa scarsa. Se io probabilmente avessi continuato a fare l'avvocato, l'avvocato non è propriamente una risorsa scarsa, come si sa, perché ce ne sono moltissime, mi sarei trovato in una situazione diversa, questo voglio dire. Ecco, quindi il primo editoriale a settembre 2013 fu proprio sulle eccellenze napoletane, quindi andai in giro per sartorie, per raccontare il fatto a mano, le eccellenze di Napoli. Poi c'è una capsule collection che è esplicativa, con un camiciaio. Questo camiciaio inizialmente mi forniva dei prodotti affinché io li indossassi sul blog. Quindi quello che a Milano sapete, ai milanesi piace tanto parlare in inglese, chiamano product placement, no? Il posizionamento del prodotto su una piattaforma, in questo caso il web, no? Lui si rese conto che ogni camicia che poi indossavo, lui la vendeva perché lo contattavano, diceva vorrei quella camicia che ho visto. Allora mi disse perché non facciamo una collezione, una capsule in cui disegni direttamente tu quattro camicie così. E quindi questa è stata la mia prima esperienza, diciamo, tra virgolette, imprenditoriale, in cui c'è stata appunto un'etichetta con il mio nome, insomma, io ho scelto dei tessuti, sono stato a Milano Unica, ho scelto i colli, insomma, ecco, è stata la prima propria esperienza, ci tenevo ad inserire. Poi vabbè, quindi queste sono le varie altre settimane moda, insomma, in cui c'erano i primi giornali, il fenomeno dello street style, iniziava a notare quello che stavo facendo. Molto importante, a giugno del 2014, Drake è la Bibbia, se vogliamo, dell'abbigliamento classico maschile, e ringrazio ancora il fondatore perché mi ha dedicato due pagine e questo è stato un turning point, come sempre come dicono a Milano, nella mia carriera, nel senso che dopo essere stato recensito su Drake, è stato come se tutti poi volessero collaborare con me perché sono diventato improvvisamente bravo per loro. Quindi da lì a settembre, ad esempio, 2014 ho iniziato a lavorare con GQ Italia, dove ho tuttora una rubrica, e con Vedo Mosti, che è l'autospendit russo, un progetto del Financial Times, di New York Times americani, per il mercato russo, dove io praticamente viaggio per loro come contributore esterno per raccontare storie di eccellenza e di artigianalità. E qui, come diceva Giorgio prima, ci sono un po' i viaggi che io ho fatto ultimamente, quindi li ho raccontati un po' qui. Ieri sera, mentre preparavo la slide, caspita, ho fatto vari viaggi in così poco tempo perché non me ne ero nemmeno reso conto. Quindi a settembre, ad esempio, c'è stato Mosca. E perché io vi racconto queste cose? Perché su Mosca io ho fatto una consulenza a degli imprenditori russi che volevano, vogliono, tuttora vogliono, aprire una sartoria a Mosca. Loro mi hanno contattato affinché io li mettessi in contatto con degli artigiani che fossero disposti a lavorare per loro. Allora io ho fatto una consulenza per loro, è andato benissimo, ma qual è il motivo, secondo me, la ragione d'essere della presenza di questo punto nella timeline? Che ancora una volta io ho, come dire, trovato un lavoro, un ulteriore lavoro, grazie alla mia passione, cioè a un know-how che avevo acquisito derivante dalla mia passione, certo dalla laurea in giurisprudenza che ho conseguito, no? È stato interessante soprattutto, come dire, mettere in contatto un piccolo artigiano locale, bravissimo, che però non aveva le capacità assolutamente comunicative di arrivare a farsi conoscere in Russia, e questi imprenditori russi che gli hanno dato un lavoro e quindi sono stati tutti contenti. Questo è continuato poi con dei viaggi a Parigi per John Locke, che è un'eccellenza nel mondo della calzatura, è continuato con Londra, ad esempio. Sono andato a intervistare il tagliatore di Gibbs & Ochs per vedere la differenza. Gibbs & Ochs è una storica realtà di Savile Row a Londra, dove è nato tutto, come dicevo prima, il calzaturiero
dal punto di vista della sartoria, e analizzavo le differenze con la giacca napoletana. A proposito di giacca napoletana, queste due giacche che vedete sulle sedie qui di fianco non sono lì perché qualcuno si è dimenticato, ma perché Giorgio mi ha chiesto appositamente di portare delle, come dire, dei prodotti che dessero poi concretezza alle mie parole, cioè dato che dobbiamo, ripeto, parlare magari per 2 ore e mezza, è interessante anche farvi toccare con mano quelle che sono le quello di cui sto parlando, quindi la differenza tra una giacca milanese, che è quella che c'è qui più vicino a me, e una giacca napoletana, con, vabbè, fatta da un giovane sardo napoletano, quindi un napoletano rivisitato, uno stile napoletano rivisitato. Poi vabbè, c'è New York, dove ho intervistato un sarto turco che ha uno showroom a Manhattan, così poi, ecco, e ad ottobre c'è la conferenza da Bocconi. Quella è stata, dico la verità, una delle cose più emozionanti che abbiamo fatto in vita mia, perché se voi pensate, un'università, dove io ho passato 5 anni della mia vita e che magari vedevo un po' come una cosa cattiva, nel senso tra virgolette, che io temevo, perché era dove dovevo andare a sostenere gli esami, dove, insomma, che ho vissuto un po' in maniera, come dire, turbolenta, e tornare lì per parlare dietro una cattedra con 300 persone di quello che era la mia esperienza. Quella è stata una grandissima soddisfazione per me, perché non mi sarei mai aspettato, ecco, di tornare dopo 2 anni e mezzo a parlare di questo esperimento, perché questo esperimento è nato nella mensa dell'università Bocconi nel marzo del 2012, quando ero lì, ero su credo diritto europeo, l'ultimo esame, non avevo voglia assolutamente di studiare qua al solito, e lì partorì, lì è nato il nome, insomma, di Spopius. Perché il nome del Bispopius? Questo è importante, perché io ricordo i primi tempi che avevo lanciato questa idea. Io ho incontrato una signora inglese che non sapeva nemmeno il significato, pur essendo inglese lei stessa, il significato del termine Bispop. Questa la dice lunga, ecco, sulla consapevolezza che si ha su questo mondo molto spesso, no? E ricordo infatti quando io raccontavo, cioè, come si chiama il tuo blog, il Bispopius, tutti mi facevano facce strane, che ho dovuto stampare i biglietti da visita non per fare il figo, perché la gente non capiva proprio materialmente come si chiamasse il blog. Quindi Bispopius è nato così, come un esperimento, per una passione, e da lì poi si è evoluto, da una passione è diventato il mio lavoro. E ultimo in Madrid, ultimo viaggio ad ottobre, dove invece ho rappresentato, insomma, ho fatto delle interviste a delle realtà, insomma, spagnole, che volevano avere visibilità sul blog, perché il Made in Italy, per esempio, il focus è quello sul Made in Italy, e l'eccellenza, quindi, perché John Lobb, ad esempio, non è, come dire, non è Made in Italy, però è su misura, è l'eccellenza nella calzatura fa appunto scarpe a mano, e quindi ero contento di raccontare questa realtà sul blog. Qui ci sono un po' di dati, solo una slide, sono i dati, so che i dati stufano tutti, banalmente indicano a che cosa, a quante persone arriva il blog, quindi 13.000 persone diverse al giornale, ovviamente non so se in questo momento anche, sì, 13.000 persone diverse, insomma, che leggono il blog al mese, che non è, attenzione, non è un numero infinito sul web, però per essere una nicchia, perché io non parlo di moda in generale, credo che sia chiaro, no, io parlo di una nicchia della nicchia, parlo della sartoria, parlo del piccolo artigiano che non ha grandi, come dire, visibilità, non ha nemmeno grandi aspettative di crescita più di quei volumi. Quindi per parlare di questa nicchia, credo sia, e me lo confermano alcuni, un numero abbastanza interessante. Poi ci sono alcuni canali, alcuni dati dai canali social,
Quindi Facebook siamo arrivati a 29.500 persone, Instagram 49.000 e così via, Tumblr, Twitter. Perché vi parlo di social? Perché Bispo Blues ha portato un mondo, un settore come quello della sartoria, notoriamente antiquato o comunque considerato tale, sul mondo del web. Quindi io attualmente ho praticamente costituito, offro agli artigiani un servizio di visibilità, un servizio di pubblicizzazione che consiste non solo nell'articolo scritto in italiano e in inglese e in foto scattato da un fotografo professionista, ma anche in una pubblicizzazione su tutti questi canali social. È un lavoro nuovo, lo so benissimo, so che è un'evoluzione del giornalismo, del giornalismo classico, se così vogliamo, ma è un po' quello che praticamente mi fa pagare le bollette oggi, mi fa vivere. Perché dico che è un lavoro nuovo? Perché molto spesso non si sa come rapportarsi ad un blog. Molto spesso la gente ti prende come giornalista. Allora, ti vuole, ti invita, ti parla delle loro storie interessantissime, per carità, però poi dopo diceva che tanto prima o poi parlerà di me sul blog, perché purtroppo non è così, insomma, io devo fare un lavoro ulteriore per raccontare a queste persone come funziona il mio lavoro, perché, ripeto, capisco che molti possono non essere pronti a questo tipo di attività. Allora, da questa cosa, ci siete sempre? Tutto a posto? Stavo rompendo le scale. Allora, dico, detto questo, io ho, nel giugno del 2014, pensato di avviare un'attività mia in proprio. Mi spiego, dopo aver capito, ecco, io faccio un passo indietro. Il blog ha vissuto tre fasi per il momento. La prima fase è quella in cui io investivo materialmente per andare in giro per sartorie di tasca mia. Quindi andavo lì, andavo anche con fotografi che pagavo per parlare di questa attività. Io ho investito proprio a fondo perduto, diciamo, nel senso che non avevo un ritorno immediato. La seconda fase, quindi la prima fase è quella in cui i sarti mi guardavano male, accigliati, dice questo che vuole, ci vuole rubare il lavoro, chi è questo? Non si deve comprare l'abito perché non se ne torna a casa. Questa è la prima fase. La seconda fase invece è quella che io chiamo dell'albero di Natale. Perché la chiamo dell'albero di Natale? Perché era la fase in cui tutti i sarti hanno deciso che mi volevano fare un abito. A un certo punto io mi sentivo come un albero che tutti passavano a cavolo la pallina, nel senso che davo tutti quanti mi volevano fare, chi voleva fare la giacca, chi voleva fare il pantalone, chi voleva fare la camicia, chi voleva fare. Allora, immaginate un giovane, che un bambino che lo metti in un negozio di giocattoli, come dicevo ieri ai ragazzi, e dici, scegli il giocattolo, insomma, ero contentissimo all'inizio. Poi un giorno c'è stato un episodio, era ancora nella prima fase, no? E avevo parlato di un giovane sarto napoletano sul blog. Lui, una persona genuina, torna da me dopo due mesi dopo l'articolo per dirmi: Fabio, io ti volevo ringraziare perché dopo il tuo articolo io ho avuto 20.000 euro di ordini di persone che mi hanno scoperto solo tramite il blog. Hai capito? Quindi io ho capito lì che quello che io stavo facendo per loro, quindi l'articolo, quello che io offrivo loro, era molto di più di quello che loro davano a me. Cioè il banale vestito, banale, per carità, bellissimo, fatto interamente a mano, illustrissimo. Ma valeva molto di più. Quindi io ho capito che forse doveva diventare un business. Allora ho detto, qui nasce, ecco, finito il passo indietro, nasce l'idea dei tipi di eyewear. Quindi una linea di occhiali fatti a mano in Italia, da un artigiano, ovviamente, non li sono andati a fare in Cina, se no potevamo pure alzarci, finire la conferenza qua, ma quindi con dei volumi molto ridotti,
in cui io sono andato lì, sono andato nella sua bottega in Cadore, in profondo nord. Immaginate un napoletano a contatto con uno del profondo nord, che per darvi un'idea della mentalità, sul suo ufficio aveva scritto a pennarello visite brevi, per farvi capire l'attitudine al lavoro di queste persone, no? E lui aveva praticamente, lui produce da 62 occhiali a mano. Allora lui è il tipico esempio di artigiano che sta per scomparire. Pensate, lui ha raccontato che appunto ha fondato la sua azienda nel 1962. Negli anni 70 in quella zona c'erano 30-40 artigiani, 30-40 competitor, diciamo. Adesso ci sono rimasti 4-5, perché mi racconta di gruppi di investimento americani, gruppi, grandi gruppi, che inglobano queste maestranze, arrivavano dai suoi competitor proponendo cifre a tanti zeri in cambio della chiusura della bottega e l'apertura magari o l'acquisizione delle sue maestranze del grande gruppo, addirittura il trasferimento nelle aziende in Cina per insegnare alle maestranze cinesi locali o coreane, quello che sia, le tecniche produttive nostre. Allora io lì mi sono, scusate il termine, un po' incazzato, perché non è possibile che noi perdiamo così, stiamo perdendo la nostra identità, stiamo perdendo quello che ci ha fatto mangiare, ci ha resi famosi nel mondo, la nostra creatività, le nostre mani. Allora siamo andati lì con un fotografo, abbiamo ripreso il processo produttivo. Abbiamo raccontato una storia, semplicemente, niente di nessun grande investimento, non ci siamo inventati niente. E abbiamo raccontato questo. Immaginate, lui, il signor Frescura, 82 anni, si è riservato la fase di aggiustamento delle astine a mano di ogni occhiale che esce dalla sua azienda. E mi ha raccontato che loro in un anno, producono lo stesso numero di occhiali che Luxottica produce in un giorno, per darvi un'idea delle quantità. Ed è un'azienda a conduzione familiare, c'è il signor Frescura, c'è il figlio, c'è la nuora, insomma, sono queste piccole realtà che producono occhiali che non hanno nulla da invidiare ai grandi marchi del lusso, assolutamente, ma che costano 10 volte meno. Questo non so se perché non c'è un brand, non c'è la posizione del brand che giustifica il mercato del lusso. E quindi lì lui mi ha raccontato, ad esempio, altra cosa emblematica: il figlio che si occupa della burattatura, termine tecnico per indicare la levigatura delle mascherine, mi raccontava, Fabio mi dice, sai, noi fino al 2007 pre-crisi, diciamo, facevamo la levigatura delle mascherine in queste botti con pietra pomice che veniva da Lipari. L'azienda di Lipari è fallita, adesso la pietra pomice viene dall'Idaho negli Stati Uniti. Quindi altra realtà italiana che fallisce, che chiude, noi dobbiamo andare a comprare all'estero. Ecco, vorrei fare una premessa. Io non ho nulla contro, non è che sono xenofobo nazionalista, però cioè, è chiaro che non bisogna fare un razzismo produttivo, non è che il fatto in Italia significa che è meglio, ci sono tantissime sartorie del Congo, ci sono tantissime occhiali in Giappone fatti benissimo, questo ci tengo a dirlo, come ci sono tantissime giacche di confezione fatte benissimo. Il problema è che mi piacerebbe che in Italia il consumatore cominciasse a pensare dov'è che è prodotto quello che sto indossando, a chi sto dando lavoro indossando queste cose qui. Se noi passiamo, io faccio sempre questo esempio perché vivo a Milano, percorso Vittorio Emanuele a Milano, ci sono solo brand made in China, con tutto il rispetto per la China, per la Cina e per la produzione cinese, che molto spesso addirittura su certe produzioni è addirittura più avanzata di noi dal punto di vista dei macchinari, non parlo della creatività. C'era un amico che una volta mi disse, Fabio, ci possono copiare il design della tazzina da caffè, ma non il gesto che noi facciamo per girare lo zucchero nel caffè. E questo credo sia verissimo, perché implica che non ci possono mai copiare quell'estro, quella creatività che insita in noi italiani.
quindi semplicemente, dicevo, l'idea degli occhiali è nata così. Pensate, con un investimento iniziale di poche centinaia di euro, non ci siamo inventati un modello di business noi, perché lo hanno fatto prima di noi tantissime altre persone, abbiamo solo comprato i prototipi, quindi sette prototipi, sette modelli da vista e da sole, e li abbiamo messi online. Abbiamo detto, se li volete, una sorta di crowdfunding casereccio, cioè se li volete ci pagate adesso, se credete nel progetto, e noi tra 3 mesi, quando la produzione sarà terminata e noi dovremo pagare la produzione, vi consegniamo il prodotto. Dopo 2 mesi avevamo non solo coperto tutta la produzione, ma avevamo anche acquisito ordini, raccolto ordini per una montata di gran lunga superiore che ci ha permesso di lanciare il sito e tutto il resto. Quindi per raccontarvi cosa? Che l'uomo oggi forse, credo, idea, insomma, opinione personale, vuole una storia. La donna, magari sulla donna i meccanismi d'acquisto sono diversi, si segue diversamente l'icona del momento, si deve acquistare la cosa in maniera impulsiva. Per l'uomo l'acquisto di un abito è un progetto, è progettato. L'uomo se deve comprare l'occhiale deve sapere che dentro ci sono quattro viti invece che due. Per esempio, grandi marchi fanno capo a Luxottica, nostri competitor per quanto riguarda il segmento, usano le astine termosaldate con la cerniera. Noi invece raccontiamo sul sito che i nostri occhiali sono fatti con quattro viti, non con due, e ci vuole più tempo per farli. E se ci pensate, il ragionamento è lo stesso della sartoria: ci vuole più tempo per farlo, c'è un'attenzione maggiore al dettaglio, c'è cioè la cuora del signor Frescura. Materialmente l'abbiamo fotografata che attaccava di lì, insomma, con la mano. Quindi questa è una cosa bella. Ovviamente non stiamo parlando di un prodotto che ne so, nuovo dal punto di vista del design, dei materiali ricercati. Io lo dico sempre, la novità non sta nel prodotto in sé, la novità sta nella difesa, nell'idea che c'è dietro, nella mission, cioè nel difendere una realtà artigianale che rischia di chiudere magari. Poi non è il caso del mio, perché grazie alla chiusura di tutti i suoi competitor, lui ha bisogno di aumentare i fatturati in maniera esponenziale, paradossalmente. Noi, dopo il primo giorno di fiera, al Mito, la fiera degli occhiali, ha già saturato tutti gli ordini. Quindi, vabbè, nella slide successiva, questa è un po' autoreferenziale, non ci interessa, tutte le riviste che hanno parlato di Biscop Plus. E poi, su grande richiesta, su gentile richiesta di Giorgio, che mi ha invitato qui, cioè, parliamo un po' del business model, perché è una cosa molto interessante. Perché questo è molto generico, volutamente generico, ma perché dico che è molto interessante il business model di un blog? Perché non ho benchmark io non ho punti di riferimento, non ci sono altri in Italia che fanno la stessa cosa che faccio io, ci sono i giornalisti. Che tra parentesi, insomma, senza non voglio fare nessuno, faccio nessuna dichiarazione, credo inusitata, hanno un modello di business molto simile. Che cosa voglio dire? Che oggi l'editoria è a un punto, a causa della crisi, è giunto a un punto per cui se io non posso parlare di te, se tu poi dopo non compri una pagina pubblicitaria. Quindi, in una maniera o nell'altra, i prezzi sono rimasti molto alti, a prescindere dalla portata della lista. Ok? Io vendo la pagina pubblicitaria a X perché ti dico che la mia rivista viene letta da 10.000 persone, perché io ne distribuisco 10.000 copie. Poi vai a vedere che magari ne distribuisco 5, ne stampo 5, ne distribuisco 3, ne vendo 2. Okay? Detto ciò, come dire, alla fine della fiera c'è sempre, come dire, è lo stesso, stiamo parlando della stessa cosa, perché sul blog invece l'artigiano, come dire, mi paga per avere visibilità, per essere lì sul blog, perché credo che non ci sia niente di male, nel senso io dico no il 90% delle volte, nel senso che ci sono brand che non incontrano i requisiti, non soddisfano i requisiti minimi per essere sul blog. Quindi io non posso parlare di loro, mi possono pagare quanto vogliono. Io racconto sempre che c'è stato un brand coreano, non so dove ho trovato la forza,
che mi ha offerto 50.000 dollari per parlare di loro, e c'è una mail che lo può provare. Mi dite voi, tu sei pazzo? Probabilmente sì, mi auguro che sì. Mi dite, c'è qualcuno che dice sì, sei proprio pazzo. Perché io parlassi loro, perché loro avevano un nome italiano, uno stile italiano, avevano bisogno dell'ambasciatore italiano per sdoganare l'immagine, no? E quindi erano ovviamente un gruppo molto forte di proprietà di LG Electronics, quindi per loro probabilmente quel denaro era nulla per comprarmi. Io ho preferito, ripeto, non so se ti capita un'altra volta, se avrò la forza di farlo, però di evitare, di rifiutare questa offerta, perché altrimenti avrei tradito i miei lettori, avrei tradito la mission che c'è alla base del blog, avrei tradito quella che è la mia idea, la mia coerenza, quello che mi sta portando avanti, no? E quindi diciamo che il business model in questo momento, sì, per quanto riguarda il blog, io poi, vi ripeto, lavoro anche come giornalista, come copywriter, e c'è la venture, diciamo, degli occhiali, il marchio, il brand degli occhiali. Per quanto riguarda il blog, le forme di collaborazione con brand Made in Italy, di eccellenza o Sartoria sono di due tipi. O, ripeto, c'è l'accordo che consiste nella company visit, quindi io vado a visitare la famosa azienda in Toscana che produce camicie, tutto fatto in Italia, con un fotografo, scrivo un articolo che racconti ovviamente la storia di queste persone, le particolarità, le peculiarità, perché abbiamo parlato di questa azienda, traduco questo articolo in inglese e poi questa notizia viene ribattuta sui vari canali social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Io ho fatto un conto che, diciamo genericamente, il blog arriva, considerate tutte le non ci sono, credo, tante riviste di settore oggi che possono fare questi numeri. Eppure, vendono pagine pubblicitarie a un prezzo più. Questo voglio raccontarvi. Perché? Perché non c'è più trasparenza da quel punto di vista. Non c'è più una grande trasparenza, non si può. Io riesco a fare un screening ex ante della portata del mezzo pubblicitario. Perché, come sapete, vi dicevo prima, io sono editore, posso dichiarare di distribuire 10, di vendere 50.000, insomma. Invece con il blog io le persone che mi seguono le vedo. Io ho i Google Analytics che mi dichiarano che tra i 5 sul sito. Quindi perché, io mi chiedo, allora altrimenti, perché molti mi dicono, allora vabbè, tu vendi queste cose, vendi tutto, perché no, io dico di no se tu non sei coerente con il mio pensiero. Però perché io dovrei offrirti un servizio che tu magari ad altri paghi molto di più, te lo dovrei offrire gratis. Quindi il primo business model è questo qua, la company visit. Questa foto in particolare, ad esempio, è stata scattata durante una visita all'edificio angelico. E invece il secondo product placement è uno screenshot di Instagram, ad esempio, che ha raggiunto 1200 rotti mi piace, in cui appunto c'era una sponsorizzazione del prodotto cappotto, del prodotto pantalone, del prodotto scarpa, cioè il brand che viene debitamente menzionato, ovviamente, tramite tag, tramite varie modalità, semplicemente mi paga finché io indossi questo prodotto, se ovviamente è di mio gradimento, perché altrimenti torniamo al concetto dell'albero di Natale, e affinché io lo indossi sui social per avere una visibilità, quindi per incrementare la propria portata. Quindi vabbè, insomma, banalmente adesso mi piaceva chiudere, ma in realtà continuiamo ovviamente, non me ne va, con questa frase, perché credo che sia abbastanza esplicativa. Dice, se tu non segui i tuoi sogni, se non te lo costruisci i tuoi sogni, qualcuno ti assumerà per aiutarlo a costruire i suoi. E questo credo che sia abbastanza vero, soprattutto oggi, in cui siamo un popolo di tantissimi laureati, tantissimi giurisperiti o giurispentiti come me, o avvocati, o come dire, medici, ingegneri, economisti, con tante lauree, però senza lavoro, sottopagati o sfruttati.
Invece, quello che io ho notato con il blog, per tirare un attimo le somme di questa, di tutto questo pippone che vi sto facendo, è che le persone che hanno invece subodorato il fallimento delle professioni classiche e si sono dedicate a un mestiere che riguardi l'utilizzo delle mani, noi ci stiamo dimenticando dell'importanza delle nostre mani, stanno andando molto meglio di noi e hanno lavoro. E addirittura, io ho parlato di questo fenomeno alla Bucconi, quindi il New Bespoke, addirittura questi nuovi sarti che viaggiano, che parlano inglese, che vanno a cercare clienti in America, che vanno a servire clienti in tutto il mondo, da Hong Kong a Honolulu, loro hanno un problema di evadere gli ordini, non di prendere. Quindi credo che sia emblematico questo di un cambiamento di cui dobbiamo prendere atto. Grazie. Sartoria milanese, la giacca, questa prima ripresa di una foto è un aiuto per il salto, per dare più ampiezza ai davanti per alloggiare il petto, no? Perché voi sapete che una giacca, se io la stringo sotto qua, poi dopo ho più facilmente l'effetto bombato per dare alloggiare il petto. Quindi questo è un esempio. Allora, io voglio sottolineare una cosa, però, prima di arrivare a considerazioni affrettate. Ognuno in sartoria dice qualcosa, no? Cioè nel senso, ognuno ha la sua verità, non c'è una verità unica, cioè nel senso, quello che io voglio dimostrare andando in giro per sartorie è che non è che c'è un modo migliore o peggiore di fare la giacca, ognuno la fa a modo suo, alla fine della fiera è importante come stia, alla fine della giornata è importante come è creato e sceglie, e poi è importante come gli sta, soprattutto in base al suo gusto. Ci sono sarti che si vedono i clienti che si mettono davanti allo specchio e dicono questa giacca è larga, ma in realtà quasi non si chiude, e viceversa, questa giacca è strettissima, ma in realtà magari entrano altre due persone dentro. Quindi questa è una premessa doverosa di base. Quindi dicevamo, la giacca napoletana, prima di presa fino al fondo, della leggera, manica a camicia. Che cosa si intende manica a camicia? Che la rimessa, cioè il tessuto che c'è sotto questa cucitura qua, va piegato tutto sotto la spalla, cioè non so se datemi dei cenni, se sono comprensibili. Verso la spalla, cioè, esatto, io faccio incontrare questa parte qua che è spalla e questa parte qua che è manica con una cucitura, e quello che rimane sotto, le dita, le piego tutte sotto la spalla. In questo caso qui, se le piego tutte sotto la spalla, chiaramente la manica cadrà, perché non ha il sostegno della rimessa. E quindi questa è la manica a camicia tipicamente napoletana. Sono tre i tipi di giro manica, confermi, no? Quindi il giro, questo è il giro a camicia, poi c'è il giro chiuso, giro manica chiuso, e poi invece le rimesse di manica e di spalla sono entrambe piegate sotto la manica. Quindi praticamente dà un effetto più tipicamente in inglese, d'altro modo. E poi c'è il giro aperto invece, in cui la rimessa della manica, la rimessa della spalla stanno ognuno sotto le rispettive posizioni. Quindi la rimessa della spalla sta sotto è aperto, giro aperto, esatto, quindi questi sono i tre tipi di giro manica. A Napoli il giro manica tipico è appunto a camicia, questa cosa che c'è. Ecco, questa è, pur essendo napoletana, questa è stata fatta da un sarto napoletano, cioè era annunziata, non ha la prima ripresa fino al fondo, ha il fianchino, perché la giacca, voi che studiate modellistica, sapete che ha la prima ripresa, il fianchino e poi il fianco. Ecco, molti sarti a Napoli rivisitano la tradizione napoletana, lo stile napoletano, e lavorano sul fianchino. Quindi qua avete tre tipi di giacche diverse, senza tagli, con solo il primo taglio fino al fondo e con il secondo taglio fino al fondo. Quindi se avete la giacca, guardatevi. Quindi questo è un esempio. E poi dicevo, prima parlavo di collo, di cranio. Questo, il cranio è quest'angolo qui che c'è appunto tra il collo e il bavero, no? Quest'angolino qua. Quindi ad esempio lo fanno a 90 gradi, generalmente a bocca di pesce. L'altezza del cranio... Quella 90 è brevettata. Bravo, esatto, è stato brevettato da una sartoria buonissima. Ciao. Allora, quindi praticamente questo tipo di collo qua è abbastanza napoletano, nel senso che è abbastanza alto.
rispetto alla spalla. Se invece guardate questa giacca qua, noterete subito che il collo è molto più in basso, è molto più basso, perché è tipico della sartoria milanese avere il collo più basso. Io personalmente preferisco il crane alto, questo spacchetto qua alto, perché credo che slanci un po' di più la figura, sono gusti personali. Poi, tipicamente milanese è la presenza di ovatta nella spalla, cioè si nota che se la facciamo girare, vedete che non ci sono tagli, non c'è. E poi vedrete invece, vi faccio girare questa e poi vi faccio vedere la differenza con questa invece, che non ha nulla, solo uno strato leggerissimo di tela all'interno e basta. E come vedete dentro invece, vedete, non vedete, c'è tutta paramontura, è sfoderata e ci sono delle sette vintage all'interno che possono fare. Poi questa è una rivisitazione della manica a camicia. Tutti questi sbuffi qua, questi sbuffi che ci sono sul giro manica, sono tipicamente napoletani. Che alcuni ritengono addirittura degli errori, dei difetti. Ci sono molti clienti che mandano indietro dei giromaniche così, pensando che queste grinze siano un difetto. Invece è tipicamente napoletano avere un giromanica con delle grinze, questi sbuffi, che poi possono essere portati all'estremo, all'unitario, queste esagerazioni che poi lasciamo alle sartorie. Però questa, ad esempio, è una manica a camicia, però rivisitata, perché se... Una cosa molto interessante che vorrei farvi notare è l'insellatura della spalla, cioè questa parte qua ha una forma insellata, esatto, come una sella di un cavallo, perché dà maggiore, è un tipo di lavorazione che si ottiene a mano, rigorosamente a mano, si può ottenere anche con le spalline, sono spalline che danno proprio la forma della sella, invece questa, se notate, non c'è niente dentro, solo tessuto e fodera. Però è lavorata comunque in modo che quando indossata si noti l'insellatura. Questa è quella che in gergo si chiama spalla naturale concava, cioè naturalmente ottiene la forma concava pur senza sostegni sotto, senza spallina. Esatto. Io avrei finito.